ordinato, mio signore, che i giochi abbiano inizio! Non c'è niente che mi diverta di più di una sfida di salta nel cerchio tra i cavalieri. Re John, perdonatemi, ma voi pensate che questo sia il modo migliore per impegnare i soldati? E cos'altro dovrebbero fare? La profezia è tutto ciò che ci serve per proteggere Noblemore, generale McGriffin. Stai rovinando il gioco! Sire, abbiamo cattive notizie! Abbiamo trovato il mago! L'ufficio maghi smarriti e ritrovati è nella corte, non potete sbagliare! Prestatemi ascolto! Io sono Timitor, mago del tempo! Ho viaggiato attraverso la struttura dell'universo! Timitor, niente ciao? Niente oh, da quanto tempo, Re John? Ti trovo in gran forma? No, io... Oh, come state, maestà? No, ora non vale più, continua. Dove ero arrivato? Oh, sì, sì. Io sono Timitor, bla 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 bla, e mentre scrutavo tra le maglie dello spazio e del tempo, ho scorto questo. Mio figlio, prigioniero dei guerrieri di Burnham. E scommetto che stava cercando l'Invincibus. Sire, sfidando apertamente la profezia, il principe Arwin ha messo a rischio tutta Noblemore, ohibò. Quindi cosa consigli, di lasciarlo lì dov'è? Il mio dovere l'ho fatto. Timitor, esce. Ho dimenticato le chiavi. Molto bene. Generale McGriffin organizza una squadra di salvataggio. Sì, subito, e ben armati. Vai e salva il principe Arwin. Potrebbe anche non essere in grado di governare in futuro il nostro regno, ma è sempre mio figlio. Per Noblemore! Per Noblemore! Yeah! Temevo che il generale McGriffin ci chiedesse di andare a salvare Arwin. Oh, io ci andrò. Davvero? Ma certo. Oh, perché Arwin è tuo amico? No, perché non voglio stare fuori dall'azione. E perché Arwin è tuo amico? Perché voglio dirgli in faccia che lui è stato catturato e che io ero l'unica che poteva salvarlo. Oh, magari è meglio se ti accompagno nel caso tu abbia bisogno di una mano. Vuoi una mano? No, ce la faccio. Guarda, Brody ha portato a casa un amichetto. Non è affatto un amico. Lui è Arwin, il principe di Noblemore. E io, Brody, principe dei guerrieri, l'ho sconfitto in duello e l'ho fatto mio prigioniero. In realtà è stato solo un colpo basso e scorretto. Ah, ben fatto, figlio mio. Pensavo volessi riportare l'Invincibus. Pensavo che non te ne importasse. Cosa suggerisci di fare con il nostro prigioniero, figliolo? Io dico di liberarlo. Chi ha parlato, È una gran bella idea. Dato che è un prigioniero di valore e di una casata reale, potremmo rinchiuderlo nella suite degli ospiti, ma assicuratevi che sia controllato a vista. Kaboom! Sì, mio signore. Conduci il prigioniero nella suite degli ospiti e assicurati che sia controllato a vista, proprio come ha detto Brody. Proprio come ha detto Brody. È un gesto nobile, ragazzo. Sono fiero di te. Era un complimento di tuo padre. Lo so. Suite degli ospiti, ah, che gentiluomini! Non che sia divertente essere prigionieri, ma trovo che siate davvero un passo avanti in termini di ospitalità. Non vedo l'ora di prendere possesso della mia camera. In realtà è stata ristrutturata. Sì! Va bene, allora devo avvicinarmi a... Sir Bennet, Sir Fortwind, non c'è la riunione strategica con il generale McGriffin? È proprio per questo motivo che ti abbiamo raggiunta. È esattamente qui. Qui? Beh, un pochino più a sinistra. Come sei arrivato? Beh, è con il mio biciplano. Va tutto bene? Sono la persona più esperta fra loro, ma stanno facendo di tutto per tenermi fuori dalla riunione strategica. Perché? Probabilmente perché tu sei la persona più esperta fra loro. Stamattina mi sono svegliata con dei serpenti nella mia branda. Adoro i serpenti! Smettila! Oh, sono docili! Puoi educare qualsiasi animale con le merendine. Come faccio con la mia lupacchiotta? Ehi, cucciolino! In piedi? Rotola! Ora dammi un bacino! Quanto sei bravo! C'è nessuno? Tiragon, signore dei draghi!
Kaboom! Mio vecchio nemico! I miei informatori mi hanno detto che i cavalieri di Novelmore si sono mossi per venire a salvare il principe Arwen. Noi abbiamo catturato il principe Arwen? Chi ha fatto un'impresa così audace? Questo non è importante. La cosa importante è che devo fermarli prima che arrivino qui. Così diventerò il preferito di Lord Byron. E se tu li distruggerai, diventerai il mio preferito. Aspetta, non ho capito. Se il suo preferito diventasse il tuo preferito, allora... Ecco perché è difficile esserti amico. Ho solo bisogno che qualche drago attacchi l'esercito di Novelmore. Giusto un nuovo branco di giovani draghi. Bestie spaventose che obbediscono ad ogni mio comando. Osserva. Eccellente! Senti, dovrebbe esserci un inventore al seguito dei cavalieri, Dario da Vinci. Risparmialo, lo voglio vivo. I miei draghi non falliscono mai. Hanno radicato in loro il potere e la malvagità. Bersaglio avvistato! Direzione del vento controllata! Lancia e colpisci! Gulp? Sfiorata! Ah, Gwyn, eri assente alla nostra ultima riunione strategica. Sul campo da golf! Avete dimenticato di invitarmi? Ups. Generale, non so se non ti piaccio perché non sono dei vostri o perché donna. Francamente, me ne infischio. Non sono qui per piacere. Sono qui per aiutare a salvare Arwen. Beh, una volta che avremo trovato un piano, te lo diremo. Non avete ancora un piano? Ma se siete stati in riunione per giorni? E perché? Io dovrei sapere come fare a salvare il principe Arwen dai guerrieri di Burnham. Perché sei il generale dell'esercito! State giù! Come ti permetti di darmi degli ordini? Oh! Preparatevi ad affrontare la furia dei draghi di Tiragon! All'attacco! Quali sono gli ordini, generale? Scappiamo! Per entrare nel regno del fuoco serve una corazza resistente al calore. Un ombrello? È più elegante. Ben fatto, Dario da Vinci. Quello è l'inventore! Draghi, afferratelo! È stato bello finché è durato. Aiuto! Dario! Pardon, scusate! Aia! Segui, ti ordino di inseguirli! Resisti, Dario! Non è che abbia molta scelta! Impressionante! Fuoco! Incapaci! Prendetela! Buon atterraggio! Preso! Ora ci penso io! Prendi il controllo! Io penso a Tiragon! Rimpiangerai amaramente d'aver osato sfidare Tiragon! Tu dovresti rimpiangere d'aver osato mettere quel vestito! Gwyn, attenta! I draghi! Ho allenato i miei piccoli sin dalla nascita e ora ti daranno una lezione che non dimenticherai mai! Ok... Ok... Prendetela! Perché non attaccate? Ecco, ti spiego una cosa. I cuccioli ti obbediscono molto meglio se li prendi per la gola. Va tutto bene, non voglio farvi del male. Chi è il draghetto più buono? Datemi un bacino. Oh, è stata dura oggi. Guardate! Chi è? Che stanchezza! Nessuno vi tratterà più male. Potete volare liberi ora.
sì! Gwyn Greystone, ci hai salvato la vita! È stato un onore, generale! Ma ora temo di doverti fermare avanti, arrestatela! Cosa? Perché? Perché non puoi agire come ti pare e piace e sostituirti all'esercito sarebbe la ricetta per il caos e anche l'inventore! Ma chi andrà a salvare il principe Arwen? Ah, è la peggior suite degli ospiti che abbia mai visto.